puntare sullo sviluppo aeroportuale, ragionare in termini di intermodalità. È la sfida lanciata per il Mezzogiorno dal ministro per le Infrastrutture e Trasporti Graziano Del Rio, oggi a Bari per la tappa pugliese di Confindustria e Sole 24 Ore del viaggio nell'Italia che innova. Più voli a disposizione, si sviluppa di più l'economia, il turismo. È evidente che se i porti sono collegati con buone vie autostradali e con i treni all'interno dei porti, è evidente che le merci vanno più rapidamente ai mercati di destinazione. È un sud che funziona, ha dichiarato il ministro. Entro il 2017 è necessario rendere operative le grandi direttrici ferroviarie, già partiti cantieri per l'alta capacità a velocità a Bari-Napoli e in Sicilia. Sono due notizie che non hanno colpito molto, ma credo che siano notizie epocali, così come sono ripartiti i lavori alla stazione di Afragola dell'alta velocità a Napoli e tante altre cose. Abbiamo completato un pezzo importante di Salerno-Reggio Calabria, adesso andremo avanti. Alla domanda se il governo stesse valutando di spostare l'approdo del gasdotto TAP dalle spiagge salentine di San Foca a Brindisi, così come ha proposto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, Del Rio ha risposto: per noi è un'infrastruttura importante, peraltro la Commissione l'ha approvata proprio in queste ore, a dimostrazione che è un'infrastruttura energetica di valenza europea. Presente al confronto anche il ministro per la pubblica amministrazione Marianna Madia, che ha fatto il punto sull'agenda digitale del governo. Siamo dentro un riformismo che non è un riformismo teorico, ma è un riformismo concreto che deve cambiare in meglio la vita dei cittadini. Noi martedì abbiamo previsto una conferenza stampa perché, come da impegni nei tempi previsti, parte il PIN unico. Il PIN unico dovrà diventare per ogni cittadino un po' come il codice fiscale e consentirgli, attraverso un solo sistema di autenticazione, di avere i servizi pubblici online, di adempiere agli obblighi verso la pubblica amministrazione online e di scambiare in via telematica dati e informazioni. Sull'impiego della tecnologia digitale è pronta a competere anche la Puglia, che scommette sulle start-up. Il dato emerge dallo studio dell'Osservatorio Innovazione Digitale IAI di Confindustria. La Puglia è cresciuta 3 volte in termini di esportazione rispetto al resto dell'Italia, pur partendo da una posizione inferiore rispetto alla media delle altre regioni. Questo significa che sta cogliendo l'opportunità di esportare e di crescere all'interno del territorio.